3, 2, 1 ed eccoci qui in un nuovo video. Benvenuti gente di tutte le età. Siete in suspense per vedere come va a finire l'episodio precedente? Bene, questo è l'episodio giusto. Allora, molto brevemente prima di iniziare la partita volevo dire che siccome avevo detto l'altra volta, la volta scorsa, che devo ancora reinstallare tutti quanti i Total War, adesso l'unico Total War che mi funziona è Napoleon, quindi in questi giorni appunto le serie che farò sarà appunto, come ho detto già tante volte, la serie di World of Warships, Age of Empires, forse qualche video su Man of War perché è abbastanza lunghetto, e anche Napoleon Total War perché è l'unico che mi funziona. Poi quando avrò avuto il tempo, diciamo così, di reinstallare tutti quanti, se mi funzionano con il programma con cui registro appunto, farò dei video anche sui Total War. Per quanto riguarda invece le campagne di Total War, se riuscirò a farle, le riuscirò a fare, nel senso, anzitutto se riuscirò a trovare un programma, adesso anche il programma che sto usando adesso è buono, però un programma che mi registra tutto per bene, perché adesso questo programma qua, come ho detto l'altra volta, mi registra in tantissime parti di piccoli video. E poi soprattutto, come ho detto nel video informativo, le campagne di Total War le campagne di Total War le farò, però le farò in quest'estate, dopo che avrò finito tutta la scuola, che sarò più libero. Di conseguenza, una volta che avrò finito, per così dire, la scuola e tutto quanto, e sarò più libero, diciamo che avrò molto più tempo per montare, quindi per fare le campagne. Bene, quindi detto questo, andiamo subito a riaprire la nostra vecchia partita. Adesso aspettiamo che si carichi e andiamo a concludere, o a perlomeno a fare un'altra puntata, per così dire, della partita precedente. Ora, tra l'altro, siccome in Age of Empires c'è effettivamente il tutorial del gioco, però diciamo che ho voluto, diciamo così, fare un tutorial mio, perché ovviamente se vado a farvi vedere il tutorial sono capaci tutti, sono buoni tutti. Io volevo farvi vedere un mio tutorial appunto di come semplice giustamente si può giocare a questo gioco. E poi, come detto l'altra volta, quando diciamo così deciderò di fare altre partite, altre serie su Age of Empires, magari le farò di modalità appunto magari di modalità un pochino più difficile. Ora, riprendendo la nostra partita della puntata scorsa, andiamo a prendere subito il nostro esploratore. Lo portiamo in un posto a caso, sperando che riesca ad individuare il nemico. Torniamo sulla nostra casa madre e reclutiamo tanti contadinozzi. Perché? Perché ci permette di raccogliere tanta legna, che ci servirà per fare tante navi da guerra. E siccome vedo che siamo anche in aumento di legname e di oro, cerchiamo di scambiare un po' di oro con il cibo, in modo da regolare le funzioni. Quindi, attenzione, abbiamo individuato l'esploratore nemico. Abbiamo anche individuato la base nemica, quindi è una grossa cosa. Adesso qui dice sì che c'è la guerra, mi dà la tromba di guerra, però sì, in realtà ho soltanto scoperto la base nemica. Corretto. Quindi una buona cosa, finalmente siamo riusciti a scoprire la base nemica. Corretto. Finalmente. Corretto. La base degli inglesi. Corretto. Adesso, prima di far morire del tutto il nostro esploratore, lo riportiamo indietro. E Volevo dire anche un'altra cosa. Prima che, siccome ho visto che le nostre basi sono abbastanza vicine, prima che succeda qualcosa di veramente brutto, per così dire, andiamo a dividere le due basi. Sì. Portiamo un contadinozzo qui e andiamo a dividere le due basi con un muro, in modo che, siccome c'è un crepaccio qui, c'è un dirupo, né io né i nemici riusciamo, a meno che non distruggiamo il muro, speriamo proprio di no, riusciamo
riusciamo a oltrepassare appunto la parte opposta. Quindi qui abbiamo il nostro primo plotone, come stavo dicendo, e prendiamo Hola. Questi contadinozzi, ne mettiamo qualcuno qua di nuovo a... adesso non si vede bene. Ok, finalmente lo mettiamo qui a raccogliere il cibo. Abbiamo 6 raccoglitori su 10. Preparato. Ne mettiamo qualcun altro. Mentre questi due, tra l'altro, ne abbiamo appunto, come stavo dicendo, qui 6 su 10. Tra l'altro ne reclutiamo molti altri perché ci servono. Hola. Hola. Qui li mettiamo non a prendere l'oro, legnador, ma a tagliare il legno, perché ci serve veramente tanto. E andiamo nel nostro porticciolo e andiamo a reclutare le prime navi da guerra. Quindi 2 caravelle, 2 galeoni e addirittura... no, non abbiamo abbastanza oro. Quando avremo abbastanza oro andremo a prenderci una fregata da guerra, che è una nave veramente grossa. Intanto teniamo la nostra flotta qui nel porto, poi quando sarà pronta andremo dall'altra parte nella base nemica, addirittura che il nemico ha costruito 2 centri città, come possiamo vedere, li andremo a bombardare, quindi appoggiando le nostre truppe di terra. A proposito di truppe di terra, prepara, che mi ordena? Ecco, è pronta la prima, è pronta appunto la prima caravella, la prima nave, è appunto una caravella. Andiamo a prendere i 2 contadinozzi di prima, li mettiamo sempre qui a raccogliere il cibo. Andiamo a vedere cosa ci è arrivato nella casa madre, perché ho visto che si è illuminata. E qui possiamo prendere 4 cavalieri, diversi spadaccini, addirittura un carro forte che ci permette di costruire un forte e un cannone. Quindi per difenderci al momento andiamo a prendere questi 4 cavalieri e al massimo un carro coperto. No, un carro coperto no, perché il carro coperto ci costruisce la città madre. E al massimo, scusatemi, ci costruisce la... qui infatti ci sono i cavalieri che si spostano. Ci costruisce come il centro città, ecco, non mi veniva in mente. Andiamo a prendere anche 2 cavalieri. Qui è pronta la nave. Qui è pronta l'altra nave, anzi addirittura ne è uscita un'altra. Quindi sono già pronte 3 navi da guerra. Andiamo a prendere il nostro contadino di prima e costruiamo questa benedetta muraglia. La costruiamo in questo senso perché, se è possibile, dopo vado a fare prendere ai miei contadini quest'oro. Quindi in un certo senso ne traiamo anche noi beneficio. Ok. All'incirca lo costruiamo così, il muro. Ok. Torniamo indietro, prepariamo per bene il nostro plotone che mi ordena. Sta diventando ormai un esercito. Voy a hacer. E lo facciamo uscire dalle mura. Preparata. Che mi ordena. 3 contadini invece li portiamo legnador. Anche loro qui a raccogliere il legno. Questi due sono rimasti senza far nulla. Anzi, prendiamo il nostro esploratore. Portiamo il nostro esploratore, come stavo dicendo, a prendere un tesoro che era rimasto non recuperato, e lo portiamo, intanto che abbiamo visto dov'è la base nemica, lo portiamo a vedere dove sono le altre basi, possibilmente commerciali o altre basi di nativi, quindi ad esplorare di nuovo l'isola, siccome è rimasta esplorata in parte. Prendiamo quale suo comando? E Recolectora. Portiamo, quindi, come stavo dicendo, portiamo questi due a raccogliere qui gli altri, ad aiutarli per la miniera d'oro. Poi prendiamo che mi ordena? Tutti i nostri cavalieri lo are. E li portiamo qui fuori, compresi anche che mi ordena? Gli spadaccini, e li portiamo qui sulla nostra sinistra. Ora, siccome avevo visto nella casa madre un cannone, purtroppo non possiamo prenderlo perché siamo in sovrappopolazione, quindi siamo 80 su 80. Il falconetto, che è un tipo di cannone, che richiede diversa popolazione, non possiamo prenderlo. Quindi cosa facciamo? Prendiamo un nostro contadino che sta raccogliendo la legna e andiamo a costruire altre case, perché ci serviranno poi per costruire anche i Constructor, oltre che i soldati che adesso andrò di nuovo a reclutare. Ci servirà anche per i, adesso non mi viene la parola, nuovi contadini, ecco, quindi nuove colonie.
nuovi coloni che costruiranno nuovi edifici e ci serviranno per raccogliere la legna e tutto il resto. Constructor, constructor. Adesso ne costruisco 3 di case, spero che bastino. Anzi, 4. Sì, 4 case, così. Constructor. 4 case, arriviamo a 100 di popolazione. Quindi abbiamo 80 individui su 100. Ok, finalmente il falconetto è disponibile. Il falconetto finalmente è disponibile e lo andiamo a reclutare. Tanta roba il falconetto. No, è veramente un cannone che mi ordena. Abbastanza che fa legnador. Un cannone pesante che fa abbastanza danni. Ok, bene. Qui, che non me ne ero ancora accorto, andiamo a prendere un nostro contadinozzo. Hola. E ci andiamo a costruire una base di nativi. Constructora. Così riusciamo a reclutare. Quindi, come stavo dicendo, non so se è stato tagliato prima il video, sì, probabilmente sì. Comunque, prendiamo questo contadinozzo, mi stavo impapinando, e andiamo a costruire una base dei nativi per reclutare i soldati nativi. Poi andiamo a prendere il nostro esploratore che è arrivato in cima all'isola e andiamo a fargli costruire anche a lui, sì, altre basi dei nativi. Lo are. Quindi, una qua e l'altra, se non ce la distruggono, qua. Sì. Sì, no, però prima torna qua. Lo costruisci questa. Quindi avremo anche un buon contingente militare di nativi. Per quanto riguarda questi nativi non li andremo a costruire perché ci sono vicino gli inglesi, il nemico. Quindi molto sicuramente me lo distruggono immediatamente. Anzi, forse addirittura anche questo me lo distruggono. Però diciamo che intanto siamo già riusciti ad arrivare. Siamo già arrivati a un buon contingente di nativi, quindi va bene così. Ok, uno costruito. Preparato. Sì. Andiamo a costruire l'altro. Non mi ricordo se avevo costruito. Bene, questi qui adesso li portiamo. Hola. Corretto. A vedere se ci sono altre foreste. Sì. Bene. Corretto. Lo are. Ok, corretto. Bene. Legnador. Abbiamo trovato altre foreste per questi. Preparato. Qui, e anche questi. Legnador. Qui vediamo che la nostra flotta. Sì. Si è. Quale sfoglia a farlo? Preparato. Si è riposata. Preparato. Si è riposata, sì, da sola, però. Vabbè, avete capito. E bene, quindi questi qui stanno lavorando in legno. E andiamo a prendere il contadino di prima, che ha costruito questa caserma. E andiamo a costruire. Qual è il suo comando? Ho perso il contadino, scusatemi. Allora, stavo dicendo, andiamo a prendere il contadino di prima e costruiamo questa capanna che serve per riunificare, per così dire, tutti quanti gli indigeni in un'unica capanna che ci servirà per reclutarli, appunto. Sì. È arrivato il nostro grosso cannone, sì, che ci servirà per difendere la zona. Lo teniamo però dentro le mura per sicurezza e proviamo, come stavo dicendo, ad andare a reclutare un qualche mercenario. Facciamo 2 perché tengono anche tanto di popolazione. Questo qui 2 invece che 1. E questo qui addirittura 3, che sono un cavallo e il suo cavaliere. E quindi anche questi qui ne andiamo a reclutare 2. Quindi 2 fucilieri e 2 cavalieri neri. Per quanto riguarda la nostra caserma, invece, andiamo a reclutare 5, dov'è? Oh no, l'ho perso, qua. 5 balestrieri, che l'ho già messo. 5 picchieri. 5 moschettieri. E 10 schermagliatori. E siamo già arrivati a 120 su 120. Ora, per questi poveretti, hola, dobbiamo trovare. Ok, si stanno reclutando. Recollector. Questi qui li portiamo alla miniera d'oro, vedendo che il nemico ancora non attacca. Come stavo dicendo, li portiamo qui alla miniera d'oro, questi contadini. Ok, ci stanno andando. E facciamo una porta per far passare le, sì, persone. Questo qui lo mettiamo anche questo qui. Recollector. A raccogliere l'oro. E facciamo. No, non possiamo ancora purtroppo fare le mura. Perché ci manca l'oro. E qui era passato un soldato nemico, però sono riusciti a fermarli i miei spadaccini. Sì, voglio farlo. Ok, li spostiamo qui. Preparato!
Quindi questi qui li spostiamo sulla sinistra. Questo per sicurezza, il cannone lo teniamo, come stavo dicendo, dentro le mura. E ora dovremmo poter andare adesso qui. Andiamo a vedere, anzi tra l'altro, reclutando i nativi possiamo reclutare anche le loro canoe da guerra. Andiamo a reclutare qualche altra caravella, qualche altro galeone. E qui abbiamo sì. i nostri altri 5 moschettieri. Bre. E Boia, questi 5 moschettieri li portiamo in mezzo. Qui abbiamo le nostre navi che si reclutano da sole, tra l'altro. Vabbè. Anche qui quindi ok, sono arrivati i nostri 2 fucilieri miliziani, 2 nostri cavalieri neri corazzati. E li portiamo, tra l'altro sono tedeschi, e li portiamo dietro nelle retrovie dell'esercito. Che mi ordena? Anche qui sono arrivati i nostri schermagliatori. Ora sì. Una volta questa qui era il contadino che doveva legnadora, che stava tagliando la legna. Adesso finalmente possiamo andare a reclutare i nostri guerrieri nativi americani. Quale suo comando? Prima però di portarla a fare la legna, per sicurezza chiudiamo la nostra colonia per evitare di essere attaccata dal Quindi, come stavo dicendo, chiudiamo la nostra colonia per evitare di essere attaccati. Prendiamo i nostri schermagliatori. Vi dico subito che voglio fare l'esercito grosso. Quindi, cosa vuol dire l'esercito grosso? Vuol dire che dovrò arrivare a 200 su 200, cioè 200 individui su 200. Mi sto impapinando. A 200 individui su 200. E una volta che avrò raggiunto i 200 individui, attaccherò poi il nemico. Quindi una volta, come stavo dicendo, arrivato a 200 su 200, attaccherò il nemico. Andiamo a reclutare, come stavo dicendo, mi sto impapinando un'altra volta. Andiamo a reclutare i nostri nativi americani, li reclutiamo tutti quanti. Qui abbiamo la nostra flotta che servirà dopo per appoggiare le nostre truppe di terra. Preparata. E qui le mura sono state finite. Legnadora. Quindi la portiamo, dov'è? Qua. Portiamo questa contadina a raccogliere la legna. Qua costruiamo le porte e proviamo. Ok, abbiamo abbastanza oro e abbastanza legno. Andiamo a migliorare le mura, che è una cosa molto importante, perché servono per trattenere di più i soldati nemici. Ok, la casa madre mi si è illuminata, quindi andiamo a vedere. Andiamo a prendere dunque il cibo ce l'abbiamo. Andiamo a prendere facciamo team casa poco costosa e distilleria di rum, perché tanto non è che ci servono più che altro. Non ci servono tanto. Ora dov'è che potevo reclutare? Ah sì. Dunque andiamo a bene, capacità di popolazione sufficiente. Molto interessante. Che mi ordena? Ok, torniamo indietro. Lo haré. Prendiamo il contadino di prima e andiamo a costruire la nostra. Dov'è? Ecco qua, si sono migliorate le mura. Infatti, come vedete, prima erano di legno, adesso di pietra. Siccome sono di pietra, adesso resistono molto meglio agli attacchi nemici. Andiamo a costruire la nostra scuderia di cavalli. Constructor. E non di Ferrari. Che battuta. Proprio squallida. E andiamo a costruire la nostra fonderia. La nostra fonderia di... non so se è stato tagliato il video, vabbè. Comunque, dopo la scuderia andiamo a costruire la nostra fonderia, che ci servirà per costruire i cannoni. Quindi non è l'unico cannone che possiamo avere questo. Prendiamo il nostro contingente di nativi americani. Qui costruiamo una porta per farli uscire più velocemente. E li portiamo qua davanti. Ok, adesso si sta costruendo la nostra fonderia. Tra l'altro adesso, dopo questa fonderia, andremo a a costruire altre case, per poi andare a reclutare appunto altri contadini che ci serviranno, quindi per il legno, per l'oro, se qua non è già finito, no, e per il cibo, quindi o per le bacche o per andare a costruire un altro mulino. Bene, quindi la fonderia è stata creata. Portiamo questo contadino dove era recollector e prendiamo
prendiamo la, la nostra flotta, come stavo dicendo, e la portiamo dall'altra parte dell'isola per andare a esplorare e vedere se ci sono altre navi nemiche. Quindi siamo 120 su 120. No, ah, ecco, è vero. Che mi ordena? Come stavo dicendo prima, e tra l'altro non l'ho fatto, dovevamo andare a costruire altre case per aumentare la popolazione. Constructor. E me ne stavo tra l'altro anche dimenticando. Constructor. Bene, allora noi costruiamo queste tre case. Siccome il video è andato abbastanza avanti, sono già 21, no, anzi, forse quasi un pochino di più di minuti. Sono già più di 21 minuti, allora molto semplicemente la nostra colonia è diventata quasi una città, abbiamo la nostra prima flotta, abbiamo il nostro grosso esercito, che come ho detto voglio aspettare che arrivi a 200 su 200, tra l'altro abbiamo le nostre diverse basi per i nativi americani, quindi anche un contingente nativo. Io finisco qua il video, ragazzi, perché è andato anche abbastanza oltre. Adesso vado a salvare. Facciamo stavolta BBBB. Così si riconosce la nostra partita. Quindi, ragazzi, la prossima volta, penso che la prossima volta attaccherò il nemico. Vabbè, adesso si è visto, però diciamo che una volta che salvi la partita e abbandoni, il Joker Empire si fa così. Quindi, ragazzi, come stavo dicendo, la prossima volta penso che andrò a finire la partita, quindi sarà il terzo e ultimo episodio, poi al massimo farò altre partite di difficoltà diversa e andrò, come stavo dicendo, a finire la partita e ad attaccare il nemico, appunto. Quindi molto semplicemente, stavolta la lasciamo in sospeso per l'ultima volta, la prossima partita sarà quella definitiva. Ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi, lasciate un bel like, e per altri video come questi farò altre serie su questa, su Age of Empires, e farò, penso, come stavo dicendo all'inizio, altre serie anche su e Napoleon Total War, come stavo dicendo, perché è l'unico che mi funziona, e quando avrò tempo e riuscirò a reinstallare tutti quanti i Total War, penso che decisamente inizierò diverse serie sulle battaglie di Total War. Niente, lo ripeto, se il video vi è piaciuto lasciate un like per altri video come questi, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!